Buongiorno, oggi 18 settembre 2022 mi trovo qui a Campi, nel campo sportivo, per documentare un evento Sport City. Vediamo subito di conoscere qualche partecipante e di farci spiegare un po' bene nel dettaglio questo evento. Buongiorno a tutti, sono Alessandra Bianchi, assessore allo sport del comune di Genova. Che dire, questo è uno dei punti dove si articola Sport City Day. Abbiamo coinvolto tutto il territorio del nostro comune, tutti i municipi, e qua assistiamo davvero a un evento molto importante che si porta dietro tanti valori. Infatti abbiamo in campo una partita tra gli insuperabili, quindi la squadra dei diversamente abili, contro una selezione del Genova Calcio. E quindi vediamo questo match tra categorie diverse, ma per abbattere quella barriera della diversità. E un altro aspetto da sottolineare, che poi prenderà parte anche a questa partita le squadre femminili del Genova Calcio, quindi direi per una commistione di disabili, normodotati, femminile, e quindi all'insegna dello sport e dei suoi valori. Andiamo a conoscere qualcuno? Allora, vediamo un po'. Sì. Allora, l'altro sì. Grande elemento di questa giornata di sport. Ottavio Celano, consigliere con la delega allo sport. Sì. Che devo dire, sono emozionatissimo. Noi due ci vedremo poi alle corderie questo pomeriggio. Guarda, per fare un video dettagliato. Va bene. Sono emozionatissimo perché sono circondata da centinaia di ragazzi. Era il nostro scopo. Perché noi facciamo sport 20 ore più 20. Adesso lo facciamo mettere davanti a lei. È un onore mettere qua. Sì. Ciao! Ora sto vedendo un particolare che voglio proprio fare un dettaglio video su questo. Combattere. Ecco, spiegaci cosa sta facendo. Vieni, Enzo è il migliore Enzo. Ah, ecco, il sì. Nostro istruttore della famiglia. Ecco. Ora Enzo Celano. La mettiamo in guardia. Fare i colpi con ecco, spiega no, bene. Ci vado io. Zio, ecco. Tieni qua che la metto in guardia. No. Beh, fai parlare a lui. Fai parlare a lui che cosa sono sti colpi. Ecco, spiegaci tecnicamente cosa stai facendo. Questi qua sono i colpitori per fare la tecnica ai ragazzi. Ah. Noi li chiamiamo passate o colpitori, come le vuole chiamare. Ah, ho capito. Con questa facciamo la tecnica. Vieni qua, vieni. Vede quello. Il maestro la sta mettendo in guardia. Così è perfetto. E porta i colpi. Questo è il jab sinistro. Così è perfetto. Questa foto è da posta. Questa è da posta. Questa qua è da posta. Va bene, fatemi la foto da posta. Facciamo la foto da posta. Aspetta. Ecco bene, buongiorno a tutti, io sono Eugenio Muratore, sono consigliere municipale nel Medio Ponente e ho la delega allo sport. E come vedete oggi è una bellissima giornata sportiva con tanti ragazzi, tanti bambini, tanti giovani, tutti impegnati, perché lo sport è senz'altro un valore aggiunto della persona. E qui abbiamo addirittura l'assessore Bianchi che sta provando a questo fantastico sport che è la box. E magari chissà, magari si iscrive anche in palestra. E in corderia oggi pomeriggio avremo sempre la Celano Box e avremo una squadra di cricket che è formata da elementi, diciamo, del Bangladesh, perché loro è il loro sport nazionale, quindi loro sono molto bravi. Tutte persone che ovviamente risiedono a Sestri Ponente e Cornigliano nel nostro municipio. Aspetta Muratori, facciamo intervenire anche la neoeletta Cristina Pozzi. Ah beh, certo. Abbiamo qui la nostra presidente Cristina Pozzi, che è venuta a trovarci in questa giornata sportiva. Vogliamo anche lei fargli mettere i guantoni? No, Lei facciamo mettere le scarpette da calcio, scusa. Non voglio essere troppo combattiva, per carità, devo già esserlo in municipio. Comunque, niente, questa è una giornata bellissima
in uno stadio, questo di Cornigliano Campi, che veramente è un bellissimo stadio, uno stadio veramente di livello, ben tenuto e soprattutto ben frequentato da tutte le squadre locali. Ora oggi qua abbiamo la Celano Box, addirittura con i bambini che hanno dato già delle prove magnifiche, abbiamo la Genova Calcio, abbiamo la squadra dei disabili, quindi il campo si presta perché è un campo bellissimo e direi che veramente tutto questo valorizza la giornata, valorizza lo sport, valorizza anche il nostro municipio e innalza anche ad un livello, diciamo, oltre che fisico, io direi anche morale, tutta la situazione, perché lo sport, ricordiamocelo, è allenamento fisico ma anche psicologico, morale, educativo.